Cari amiche e cari amici, bentornati nel canale Twitch Tube YouTube di Twitch di Free Playing. Free Playing. E praticamente questo è Revolver 360 Reactor, che è il seguito di Revolver 360, un gioco che è uscito su X-Blig di un autore giapponese. È uno shmup. La sua particolarità è che praticamente si può ruotare lo schermo. In pratica gli scenari come se fossero dei tubi, solo che ruotando lo schermo si ruotano pure i nemici. Madonna. E quindi se ne può approfittare per allineare nemici, proiettili, in modo insomma da non beccarseli, da aggiustarseli come si vuole, perché anche se i nemici sono tridimensionali, il proprio sparo va in linea retta e colpisce insomma, tipo qua li metto tutti e due allineati, ops. E quindi tipo se mi sparano faccio già, per girare lo scenario si usano i grilletti. Noi abbiamo a disposizione tre armi. Uno è questo sparo. Eccola là. Poi c'è il laser, che è questo qui. Ups. Che oltre ad essere più potente distrugge anche i proiettili avversari. Tipo così. Poi c'è la smart bomb, credo. Whips. Quindi cari amici, questo shmup indie, ups, Japan, made in Japan, che su Xbox il prequel fu uno dei titoli che mi sono mai piaciuti di più su Xbox, su X-Blig, perché è uscito su X-Blake, su gli indie sfigati. Questo seguito non so perché l'autore ha deciso di farlo tutto blu, probabilmente per simboleggiare la freddezza richiesta in questi giochi, anche se in realtà non è di quei bullet hell, perché il robo che si controlla comunque c'ha una barra di energia. Da notare che tutto l'HUD che serve è tutto quello che circonda ecco qua per esempio, per evitare quei proiettili, ho shankato la visuale, qua invece l'ho shankata male. Qua sto facendo un po' di merda, scusate. Però che belli sti giochi, mamma mia. Queste musiche proprio da futurismo senza limitismo. Ups. È bello che poi gli scenari giustamente devono essere studiati a 360 gradi, il nome è Revolver 360. Ups. È uscito oggi su Steam. Solo io vedo tanti quadrati. Ciao Backsoft. Eh sì, purtroppo questo è un gioco che c'ha sta grafica così, che è compressa, fa abbastanza brutto. Infatti ho provato ad aumentare un po' la risoluzione, anzi ditemi se i quadrati comunque sono normali, perché praticamente sarebbero i power up quando si distruggono i nemici, si vedono sti quadratoni che vanno verso l'astronave. Ups. C'è sta grafica purtroppo tutta in blu e quindi compressa rende molto poco. Sembra avere una linea da 300 megabit per ops. Però c'è di buono che è molto chiara la lettura dell'immagine. Ops. Nel senso che le robe rosse sono i nemici, robe blu
sono buone, le robe gialle sono i tuoi colpi, le robe, i colpi blu non li puoi, diciamo, no, blu è proprio lo streaming che va a quadrettoni. Allora, aspettate un secondo che provo a vedere se riducendo la risoluzione. Un attimo pausa. Provo a riavviare. Ok, ci risiamo. Sembra che si veda un po' meglio, ma adesso sta andando piano. Vediamo quando va in movimento. Ups. A destra perché la vita sempre andrà a destra, mi raccomando. Come va adesso, ragazzi? Un po' meglio? Ups, ups, ups. Via! Quella. Treno maledetto. Ups. Beh, sì, qualcosa di più si vede. Qualcosa proprio. Ah, ci sono pure i replay. Tra l'altro, cari amici, vi do sta notizia. Questo gioco c'ha pure le classifiche online. Quindi se vedete un Bruno B da qualche parte. Ovviamente non c'è continua. Che è il vero gioco hardcore. Ha una morte non diegetica. Ups. Ricordo la feature di sto gioco che si può ruotare lo scenario in modo da allineare i nemici e i proiettili nemici come caspita si vuole e come meglio conviene. E quel laserone che distrugge tutto. Già, la stella della morte. Ups. Stella della morte, la morte è mia. Quella hand. Che dici hand? Dove stai seguendo? Si vede un po' meglio rispetto a prima. Attenzione, elicottero. Ma
Diciamo che non sto proprio in una posizione migliore. Molto meglio, Mirkotto. Col grande X splitto. Oh, diciamo che se vi piace questa tipologia di giochi, ve lo consiglio. Però non è un ballettel tipo quelli della Cave, è abbastanza a modo suo come gioco, anche se qualche componente di ballettel c'è. Tra l'altro l'astronave è evidentemente il pod di R-Type, che è un altro gioco che prima o poi dovrò streamare o fare, non lo so. Ups. Là. Rispetto al prequel ci stanno ste robe sullo sfondo che sono abbastanza news. Un gioco bidimensionale che però si estende verso la tridimensionalità. Ogni tanto scatticchio, ma la qualità è decisamente migliore. Sì, ho messo da 500 kilobit di video, adesso sta a 700, quindi 200 kilobit in più. Attenzione, The Mechanical Ragnos. Ups. Cosa molto meccanica. Là. Bruno, a proposito di shmup, l'hai provato Cinemora? Sì, ci ho giocato tipo 10 minuti, poi l'ho lasciato un po' lì. Sembrato carino, però non mi ispirava molto come ambientazione, come estetica. Cioè, tipo questo qua, questa ambientazione così un po' sparaflesciata, psichedelica, mi piace molto. Shmup invece più... anche quell'altro, che adesso non mi ricordo come si chiama, quello basato sulla seconda guerra mondiale, tipo quello indie, insomma, troppo hipster. Però comunque si demora, prima o poi lo voglio recuperare pure quello. Invece per esempio Astebraid, già, anche se un po' troppo anime, questo invece per me è proprio perfetto, già. Con queste musiche da DJ Tiesto. Troppo lento Cinemora? Eh sì, infatti avevo notato che era un po' lento. Però non... tipo pure R-Type è lento come ritmo, però cioè c'ha quel fascino, l'ambientazione, i livelli, le robe biomeccaniche. L'ultimo livello di R-Type Final, vi consiglio di andarvi a vedere. Andiamo a sinistra stavolta. Ups. È un po' che non si capisce niente un po' in sto gioco, eh? Grazie Repair. Ecco,
per esempio adesso quei tre li ho più allineati, però come al solito vanno presi tutti a tre come niente. State buoni e tranquilli che farò altrettanto. Sì, più che altro il problema di sto gioco è che tende a essere un po' caciarone, anche per quello non è il balletter che ti colpiscono, che basta un colpo e muori. Proprio perché è caciarone ci hanno dato l'energia. Però boh, è bello così. Ti dà quella carica, quella cosa. Ups. Qui è uno spettacolo, cioè. È il figlio bastardo di Guerre Stellari di Tron. Yuppla. La cosa che voglio sottolineare è che quando partono quei pattern di proiettili, non è che poi sono loro che mi scansano, sono io che ruoto lo scenario per farli scansare. Sì, insomma, un po' complicato da spiegare. Life, ah, ecco dove sta la vita, sta a sinistra. Ups. Ah no, quelli sono i nemici. Ho capito che nella barra a sinistra è una specie di radar che ti indica dove sta. Credibile. Muori, maledetto. I laseroni comunque non si possono usare sempre. I laseroni sarebbe questo qua. Si ricaricano a tempo. Praticamente quelle tacche che girano intorno all'astronave sono una specie di orologio. Quando fanno un giro completo appare una tacca più grossa intorno, e quella è una laserata che si può fare. Invece mi sa che la roba rossa, che cos'è? L'energia? L'overdrive, questo qua. L'overdrive, la barra rossa. Ups. L'energia mia dove cazzo sta? Sì. Gioco del mistero. Ci fosse qua qualche esperto di game design direbbe oh, che non è leggibile, non ti spiega. Ops. E pensare agli esperti di game design. Mettiamo belli di squincio così. Ah, ecco dove sta, in alto a sinistra. Life 46. Da notare che lo devo seguire mentre lui ruota sullo scenario. Mia, pure ste robe qua. Te. Usciti a rivedere le stelle. Calma e sangue freddo. Non capisco se mi sta colpendo a schifo. Sì, mi sta colpendo a schifo. Quindi, cari amici, upload replay? No, direi proprio di no. Uh-huh.
sono in posizione 899 al mondo. Posizione 1 Shishuomo. Shishuomo. Creiamo un'altra e poi... A letto che ta. Forse per certe cose preferivo il primo perché era meno imputtanito di roba. Ma veramente a volte... Ups. È un po' il problema dei seguiti. Vogliono fare troppo. Certo però questa musica. Musica da... Adesso ho capito pure il radar. E la vittoria. Sarà la vittoria. Ups. Ah, ecco perché faceva l'allarme. Sta arrivando il meteore. Tra l'altro dovrei anche imparare qual è la rotazione in un senso e quale quella nell'altro. Ovviamente è overcomplicated questo gioco. Però è così bello. Ups. Attenzione, sto incominciando a capire quando giro in un senso e quando nell'altro. La pratica che rende perfetti negli arcade. Adesso c'è di nuovo l'overdrive. Costruzioni incognite. Frutto della freddezza, della matematica. Ecco perché è tutto blu. Che è tutto astratto, tutto matematico, tutto freddo. E le uniche robe rosse sono quelle che fanno male. È una lotta contro l'emozione, praticamente, questo gioco. Una battaglia contro l'emotività. Si vuole ridurre tutto in freddezza. Si vuole eliminare il rosso per far diventare tutto blu. Quando uno ignora gli avvisi. Non ho capito l'overdrive a che serve. Forse dai laser infiniti. Shhh.
pod di R-Type. Ups. Quindi forse l'overdrive colpisce in avanti. Qualcosa l'ha colpito in sto caso. Ah, il gioco poco chiaro. Frutto di cattivo design giapponese. Meteoriti che vogliono colpire la Terra. Overdrive caricato, che ci faccio? Sì, un colpo frontale tipo cannone l'overdrive. Yups. Piace ragazzi. Andiamo a cercare di imbambolare Treno Kid a sto giro. Attenzione, ha cambiato colore. Ah, c'è il cetulo meccanico sopra di me. I flessi, le cromature. Parlo molto in questo gioco, ma nel resto è il gioco che parla da sé, per sé e di sé. E del resto sarebbe anche un peccato rovinare l'atmosfera che creano certi giochi parlandoci sopra. Io per questo che Let's Play, specialmente i giochi horror, cioè, secondo me è un gioco horror, te lo devi giocare da solo. Se lo vedi giocato da un altro che sta tutto il tempo a urlare, perdi tutta l'atmosfera. Neanche dire spoiler, altro, ti perdi proprio l'atmosfera e basta. Ah, sta per arrivare il treno malvagio.
Ma ragazzi, vado sempre a sinistra. Nella vita sempre andare a sinistra, mi raccomando. Sicuramente se mi vedesse un pro giocare adesso si metterebbe le mani nei capelli. Alla grande proprio. Life 60, un po' di energia, no? Ma invece sì. Continuo a non capire l'overdrive, per cui dovrò fare una bella tutorialata dopo. Se mi mandi ste robe. Ehi là. Ciao Andrea, buon appetito. Funzione della libertà. Si impara decisamente un proiettile. Alert. Chissà cos'è questo mondo, chissà chi ci abita, chissà chi lo vive, chissà chi ci muore soprattutto. Sembra un po' anche il mondo di Matrix, con... Mi sa che l'overdrive si attiva tenendo premuto la Y. Quando è pieno il cerchio là. Ehi là. Attenzione, la grafica che d'improvviso cambia. Questo no? E questo è il cacacazzetor. Quindi quando fa qualcosa là poi devo andare di laser a tutta forza. Ok, capito. È uno shmup a metà tra l'istintivo e il cerebrale. Del resto qualsiasi cosa giapponese.
Back è un gioco che già sapevo che mi piaceva perché già avevo provato la demo tempo fa. Avevo già provato la demo tempo fa, quindi già mi era piaciuto, poi mi piace il prequel. E quindi per me pollice su. Però ripeto, bisogna essere amanti del genere. Se non piace il genere, c'è poco da fare. Special attack, Samp shot. You press the source of sight, destroy enemy bullets. And then the effect on the stand of charge. You can hold down the button, destroy some bullets when you press the effect on the gauge. Amp shot if the gauge feels far enough. I know. Il overdrive è una specie di. Bullets can be destroyed with amp shots, but not lasers. What time have been running, maybe damage. Master, the restraining phase is so, we want to lose, so, so, we're gonna try to take effect, heavy damage. Quindi quelli sono amp shots, quelli che si fanno con la Y. L'overdrive invece è tipo un momento di. Un momento di super tipo berserk. Ok. Vediamo l'ultima, sapendo queste importanti info. Ragazzi, la musica. C'è niente da fare. È un po' quella sensazione, cioè, sta cosa dello shmup epico, per così dire, l'hanno conservata solo i giapponesi. In Occidente, shmup, a parte che non si fanno, ma poi anche quando si fanno questa cosa di fondo di essere epico, così. O forse solo la musica. Capire se l'amp shot fa danneggia o fa, non fa danneggia. Non danneggia. Mi serve solo per i proiettili. Ok, capito tutto. Ferrato tutti i concetti. Perché ho fatto il grande sbaglio di non leggere il manuale prima di giocare. Adesso vediamo di usare tutto. Dicendo tutto intendo tutto. Figata.
giocando col sorriso sulle labbra, ve lo dico. Farà anche la birra, eh. Capitano, c'è qualcosa ore 18. Me la sono completamente persa. No. Ups. Che trip di gioco veramente. Ups. Se siete soliti consumare sostanze psicotrope, secondo me vi trovate a posto questo gioco, però. Caro amico, adesso che sono i segreti di sto gioco non mi fricchi più. Ah, anche se sono i segreti mi frega. E torniamo ai giochi per la fattanza. Sì, questo qua mi sa che è proprio... è proprio fatto apposta. Tipo che uno si prende il Viagra, poi gioca a questo. Ah, oh, vedo tutto blu. Dottore, mi chiami il dottore. Il charge. Squasciato, porca puttana. Ste strade troppo pulite, dobbiamo infrangere di sangue. Life 55, nel frattempo, attenzione, Luigi. Le forze che mi abbandonano. Le lame ero tanti pure.
Bon. Tra l'altro le insegne al Neon da distruggere, chiaro omaggio a Inander, altro gioco spaziale. Mi spiace, ma una rotaia all'aereo batte il treno. Ups. Sempre a sinistra. Pensate a giocarlo con l'Oculus Rift, sto gioco. Deve essere una figata. Perché poi con l'Oculus, giocando le robe in terza persona, secondo me non si ha così tanto motion sickness. Proprio il fatto di giocare in prima persona che secondo me dà i problemi. Che il cervello pensa troppo di essere in quel mondo lì. Attenzione amici, fase difficile, fase concitata, fase che non si capisce un cazzo, ma vince, così per puro culo. Tra un po' è loro che la nanna. Senti che rumore che fa quando gira? Prego neanche un laser con te. Con te invece sì. troppo scherzillo. Pare che l'energia non si ricarica da sola, vera vecchia scuola questa. Overdrive. Life 23. Sì, perché poi è così poco sentita la collisione che proprio la perdi energia neanche te accorgi. Oppure non la perdi neanche te ne accorgi che... Poi secondo me rovina l'esperienza. O meglio, in teoria potrebbe rovinarla.
Reactor Beginner. Attenzione. E vai. Niente, mi sa che è indistruttibile. No, invece no. Energia 34, attenzione. I proiettili viola non vengono influenzati dalla rotazione dello scenario, dello sfondo. No, cazzo. Sprecato il verbale. Mi sarebbe servito molto di più adesso. Vabbè, allora niente motion sickness, bro. No, questo gioco no. Ma la motion sickness credo che sia più per le robe in prima persona. Vabbè. Oh, oh, ragazzi, se vi piace The Generous, se vi piacciono i shmup, se vi piacciono i giapponesi, se vi piacciono strani particolari, vi consiglio Revolver 360 Reaction. Reaction. Ma passo e chiudo. E ci sentiamo alla prossima. Ciao.